Blogosfera e Design in Stella, il piacere di incontrare Paola Monorchio di Glix. Ciao Paola e benvenuta. Ciao. Ciao Paola, siamo nello spazio di Sparkling Now, nel pieno della Milano Design Week. Ci racconti il tuo progetto che è Impact T. Allora, io ho progettato per questo fuorisalone un mini guardaroba compatto. Tutto quello che vedete, tutti questi oggetti, sono pensati per essere contenuti in questa valigia piccolissima, che misura 60 cm x 40 e uno spessore di 5 cm. Il concetto che è alla base di questo lavoro è, diciamo, sono forme geometriche nel piano, quindi bidimensionali, che diventano dei volumi, quindi si costruiscono sul corpo. E più che oggetti di moda, sono, diciamo, degli oggetti di design applicati al tessuto, all'abbigliamento e all'accessorio. Il vestito è un rettangolo molto lungo di tessuto e con due buchi per infilare le maniche. Come si vede nel disegno, c'è proprio una sequenza esplicativa della costruzione, e tenuto insieme da bottoni e occhielli. Non c'è neanche una sola cucitura sartoriale che chiude il tessuto. E la dislocazione di occhielli e bottoni sulla superficie di questo abito consente anche un differente posizionamento, quindi varie possibilità di dare forma a questo tessuto. E la caratteristica di questi pezzi è una versatilità non solo nella forma ma anche nella misura. Riesco a vestire delle taglie molto piccole e delle taglie molto grandi con lo stesso pezzo. Allora, il cappello invece è realizzato con la tecnica della modisteria tradizionale e paglia. Sono strati di paglia tenuti insieme dall'amido, e il bordo di canetè contiene un filo di ferro che consente di dare il volume, di modellarlo sulla testa, e anche questo nel piano si apre completamente, diventa completamente piatto e è tenuto insieme da piccoli ganci e bottoni che consentono anche di posizionarlo sul testo un po' più grande o più piccolo. Invece è un pezzo che proprio va assemblato, sono quattro rettangoli di tessuto, due pungono le maniche e sono tenuti insieme da piccoli ganci che sono quelli usati normalmente per i corsetti. Anche questo è un tessuto tecnico, è pile rivestito di nylon. E la caratteristica di questi pezzi è che appunto non vanno stirati, quindi si prestano molto bene al viaggio, ad essere piegati, ripiegati in spazi piccoli, quindi anche a un trasporto molto facile. E l'ultimo pezzo che vi descriverò è l'anello. Anche questo è pensato e realizzato su lastra, e chiaramente il metallo non si presta al discorso dell'apertura. Però sono due pezzi che si incastrano uno nell'altro, e all'interno dell'anello più piccolo c'è un buco che consente di appenderlo come ciondolo. Quindi anche questo, diciamo, che è un oggetto abbastanza versatile. Grazie Paola. Grazie a voi.